Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci in studio, vedo Micol Sarfatti, collega del Corriere della Sera, e lei l'ospite che ci aiuterà a capirne di più sui documentari di oggi. Sì, abbiamo visto una figura complessa, quella di Margherita Sarfatti, dal documentario. Tanti ammiratori, tanti detrattori però che non le hanno mai perdonato l'amore per Mussolini. Abbiamo però sentito nel documentario proprio le parole di Sarfatti, che era consapevole di aver contribuito io ad aver creato un mostro. Micol, come ti sei relazionata a questa tua antenata in qualche modo divisiva? Assolutamente, sì, per me in realtà è una parentela abbastanza lontana, perché lei è Sarfatti da sposata, la grande nemesi anche di una donna così indipendente, femminista, anche antelitteram, è stata che poi è rimasta nota per essere stata l'amante di Benito Mussolini ed è stata anche nota con il suo cognome da sposata. Lei sposò questo mio prozio che era Cesare Sarfatti, che era un avvocato penalista anche molto importante, con cui lei poi farà un vero e proprio sodalizio, non solo sentimentale, faranno anche tre figli insieme, ma anche culturale. Insieme traslocano a Milano per stare più vicini agli ambienti del socialismo ed è lì che lei conosce Benito Mussolini. Io ovviamente, insomma, sono sempre stata molto incuriosita da questa figura, pur essendo lontana magari nel grado, mi veniva chiesto di lei sin da quando ero bambina, poi con le dovute enormi proporzioni ho fatto anche il suo mestiere, perché lei era una giornalista, ho fatto degli studi, diciamo, umanistici, quindi ho voluto approfondire la sua figura, l'ho studiata, ho cercato di scoprire il più possibile di lei. Come dicevate bene voi, è sicuramente una donna controversa, ma è una donna che merita, e questo va anche il plauso anche al documentario che avete trasmesso voi, che merita di essere raccontata per tutto quello che ha fatto. Sì, perché noi quello che ci prefiggiamo, il documentario Micol ci ha un po' aiutato in questo, è delineare anche gli aspetti meno noti. Tu hai ricordato il matrimonio, lei nasce Margherita Grassini, poi si sposa con Cesare Sarfatti, e il rapporto con Mussolini, quel mostro che ha creato e ci ricordava Luca per sua stessa ammissione, la tormenterà per sempre, oppure quello è stato una passione, un amore, anche un sodalizio intellettuale mai rinnegato? No, la tormenterà per sempre, ovviamente, anche perché lei a un certo punto viene veramente scaricata sentimentalmente, ma anche culturalmente, da Mussolini, lo ricordavate voi. Lei ovviamente è ebrea, nel 38 le cose cambiano. Lei è anche, tra l'altro, di 3 anni più grande di Mussolini, è un dettaglio frivolo, ma insomma, se poi lo rapportiamo anche ai tempi, ha un significato. Ovviamente lei era una donna anche più matura di lui e anche molto più colta di lui, quindi lui probabilmente sentiva anche un po' di soggezione, diciamo, culturalmente nei suoi confronti. Lei riesce a scappare durante le leggi razziali, anche i suoi figli riescono a scappare, il marito è già morto, ma non riesce ad esempio a scappare la sorella, che morirà nei campi di concentramento. Infatti ci racconti la storia, l'abbiamo sentita nel documentario, la storia di Nella Grassini, deportata e morta ad Auschwitz. Quanto questa storia familiare colpisce, impatta su Margherita Sarfatti? Colpisce ovviamente moltissimo Margherita Sarfatti, che nel frattempo riesce a fuggire, a rifugiarsi in Sud America, dove tra l'altro continua la sua attività intellettuale, ma è sicuramente per lei un momento cupo, un momento in cui fa i conti con il mostro che di fatto ha creato, che non solo sta facendo un danno enorme all'Italia, ma anche a chi le è particolarmente vicino, come la sorella Nella, che morirà appunto, cominciate voi, nei campi di concentramento con il cognato. Margherita vorrà dimenticare in un certo senso Mussolini, ed è emblematico che nel suo memoir molto bello, che si intitola Acqua passata, che purtroppo non è trovabile praticamente, non è più stato ristampato, lei racconta tutta la sua vita intensissima. Lei è stata amica di Marconi da bambina, di Einstein, incontra Roosevelt, è assolutamente un'avanguardista dell'arte, ma omette completamente l'incontro con Mussolini.
forse è stato un suo ultimo disperato tentativo di... Questo è un appello agli editori comunque, sì, fateci leggere queste pagine. Chiamatemi Nicole Sarfatti alla redazione del Corriere della Sera, ristampate questo memoir di Margherita Sarfatti, sì. E la damnatio memoriae che tu stessa hai evocato, no? La condanna del passato, la condanna a un passato che è stato foriero di bruttissime notizie e bruttissimi avvenimenti per tutti noi, ha in qualche modo assottigliato, no, lo spessore intellettuale di Margherita Sarfatti. Ci dice, visto che tu stai facendo delle ricerche, degli studi, una cosa che noi non sappiamo di Margherita Sarfatti? Ah beh, ce ne sono tantissime. Sicuramente, per esempio, è una cosa che dice molto di lei. Lei era una grandissima appassionata di Dante e studiò completamente. Lei non andò mai al liceo, non andò mai all'università, studiò anche perché, diciamolo, chiaramente veniva da una condizione sociale molto privilegiata, con dei precettori, alcuni anche piuttosto importanti a casa. Arrivò a parlare cinque lingue, parlare e scrivere cinque lingue. Prima lo ricordavate anche voi, la biografia di Mussolini fu inizialmente scritta in inglese. Durante gli anni dell'esilio sudamericano scriverà direttamente in spagnolo, scriverà in francese, ma era una grandissima appassionata di Dante e si divertiva a fare, diciamo, la bibliomanzia, quindi un po' a cercare di interrogare il suo futuro con i libri di Dante. E un responso su Mussolini le arriverà proprio da un verso della Divina Commedia e anche, diciamo, un responso sulla sua fine, sull'ultimo anno della sua vita, le arriverà proprio leggendo dei versi di Dante. Senti, Margherita Sarfatti cambiò il suo giudizio sull'intero fascismo, anche sul fascismo ideale, con le leggi razziali? Sì, credo anche prima delle leggi razziali, ovviamente arrivò a cambiare il suo giudizio. Innanzitutto, è come tanti intellettuali dell'epoca, ovviamente questo non li giustifica, però è una cosa che va considerata, non immaginavano la violenza del fascismo, era un aspetto che era assolutamente alieno da loro. Ovviamente lei tentò anche di convincere Mussolini a evitare l'alleanza con Hitler e con la Germania di Hitler. Fece tra l'altro un viaggio negli Stati Uniti. Ma evidentemente non ci riuscì. Ha citato Hitler. Esatto, ti fermiamo perché il gancio è perfetto. Noi adesso ci vediamo un altro documentario su un'altra donna. Donna di potere o donna del potere. Una biografa ma per immagini. Il documentario su Eva Braun. Grazie Nicole Sarfatti. Grazie a voi.